Lucera deve onorare chi porta fuori anche il nome di Lucera. Oggi sarà questo riconoscimento a un giovane, giovanissimo, De Peppo, e io chiederei prima di tutto di presentarti ai nostri telespettatori e video ascoltatori per capire chi sei, insomma, anche per conoscerti meglio ovviamente. Quindi sono Giuseppe Maria De Peppo, sono nato a Lucera il 1981, il 15 ottobre del 1981, e ho studiato biotecnologie a Roma e a Milano e poi ho fatto un dottorato in Svezia, in ingegneria dei tessuti. Dopo il dottorato mi sono trasferito a New York per continuare la ricerca nel settore biomedico. E adesso sono il capo di un laboratorio di ricerca, cresciamo tessuti umani per terapie riparative del sistema scheletrico. Ecco, per capire, perché probabilmente gli aspetti tecnici non tutti li capiscono, ecco, materialmente cosa fai? Allora, noi produciamo cellule staminali a partire da cellule della pelle o cellule del sangue. Poi le cresciamo in laboratorio, le combiniamo con dei materiali che si chiamano scaffolds e poi cresciamo tessuti ossei o cartilaginei utilizzando dei sistemi di cultura particolari che noi disegniamo, produciamo e così via, che si chiamano bioreattori. E alla fine andiamo a testare questi tessuti in modelli animali di malattie degenerative del sistema scheletrico, con l'obiettivo un giorno di utilizzarli per trattare pazienti che soffrono di lesioni scheletriche o di malattie del sistema scheletrico. Eccoci, mi hai anticipato per far capire effettivamente poi dopo questi studi, dopo aver fatto i test, come verranno sistemati, come verranno adoperati questi tessuti. Quindi praticamente chi sarà il beneficiario di questa scienza? Soprattutto i bambini che soffrono di osteosarcoma. L'osteosarcoma è un tumore delle ossa e questi bambini non possono utilizzare protesi di metallo, perché chiaramente crescono, le protesi non crescono e quindi bisogna utilizzare un tessuto biologico vivo che si integra con il tessuto osseo del paziente e può crescere insieme al ragazzo e quindi insomma sistemare il problema una volta per tutte. Però questo è l'obiettivo principale, utilizzare questi tessuti per trattare dei pazienti, ma in realtà questi modelli di tessuto osseo sperimentali possono essere anche utilizzati per testare nuovi farmaci contro l'osteoporosi o per esempio testare nuove protesi e così via, o per studiare come le ossa si sviluppano, come si ammalano, quindi come dei modelli sperimentali per la ricerca ortopedica. Senti, facciamo un passo indietro, ma come ti è venuta questa voglia? Perché poi alla fine, al di là di tutto, ci vuole anche passione, io metterei anche sentimento, voglia di fare qualcosa di diverso. Vedere la gente che soffre non è una bella cosa. Io sono sempre stato affascinato dalla scienza e dalla tecnologia. Poi le varie circostanze. Ho trovato un PhD in Svezia, un Marie Curie, una fellowship che si chiama Marie Curie, e in questo dipartimento c'erano studi del genere. Si studiavano protesi, si cercava di utilizzare le cellule umane per fare studi di tipo ortopedico. Io ho iniziato a mettere un po' le cose insieme, mi sono appassionato e alla fine ho portato avanti questo tipo di ricerca. Senti, invece parliamo invece di quello che è la tua nascita a Lucera. Sì. Ti manca? No, io sono un lucerino doc, devo dire che porto sempre Lucera nel cuore e anche a New York. I miei migliori amici sono dei lucerini o dei foggiani, comunque della provincia di Foggia. Quindi non dimentico mai, quando torno sempre con molta felicità, insomma, diciamo, si sta bene qui in Puglia, a Lucera, gli amici, la famiglia e quant'altro. Senti, adesso ti faccio a chiusura un po' una provocazione. Tante eccellenze, tanti giovani sono costretti ad andar via. Tu che messaggio vorresti lanciare a chi ti sta sentendo, a un giovane come te? A volte ci sono delle necessità, perché magari io non potrei mai fare quel tipo di ricerca che faccio a New York, qui a Lucera. Chiaramente non ci sono le strutture, non ci sono le risorse.
Non parlavo solo di Lucero, ovviamente parlavo a livello dell'Italia. Dell'Italia. Un giorno si può sempre pensare di tornare. L'America chiaramente è un grande paese, mi ha permesso di crescere tanto, di imparare nuove tecnologie, ci sono un sacco di risorse, ma non è detto che un giorno poi uno possa tornare in Italia e portare tutte quelle skills, quelle cose che uno ha imparato in America, qui in Italia, quindi nel proprio paese, e cercare di migliorare il proprio paese. Bene, allora un augurio, ovviamente un buon lavoro per il futuro. Grazie, grazie.